Bene, buon pomeriggio a tutti. Oggi, secondo giorno della nostra settimana mondiale del cervello, in cui il gruppo di ricerca in neurobietica è impegnato in questa tour de force, direi ormai, perché abbiamo eventi fino a sabato e abbiamo iniziato ieri proprio affrontando già per il terzo congresso su queste tematiche del neuro-COVID, long-COVID, eccetera. E, abbiamo il piacere, questa volta ce l'abbiamo fatta, e mi scuso per quello che è successo ieri con la professoressa e dottoressa Matilde Leonardi, che adesso il professor Bonito, presenterà per i problemi tecnici che ci sono stati ieri, e quindi recuperiamo questa interessantissima presentazione, esposizione, e anche ascolteremo questo pomeriggio dei dati anche inediti che porterà la dottoressa Leonardi in materia. La ringrazio, siamo anche insieme alla Pontificia Accademia per la Vita, collaborando sul tema appunto neuroscienze e neuroetica. Passo subito, senza dilungarmi, la parola al professor Bonito, che come sapete è il nostro coordinatore del sottogruppo sulle sfide del postumano e il transumano. Grazie e allora buon pomeriggio a tutti. Grazie professor Carrara, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, salve e mi associo ovviamente ai ringraziamenti innanzitutto al professor Carrara e alle scuse per l'incidente che ieri ci ha impedito, tecnico, non dipende ovviamente da noi, di effettuare collegamento con la professoressa Matilde che oggi è puntualmente davanti allo schermo in attesa di illuminarci con il suo intervento. Quindi il suo intervento che ha per titolo Long Covid, aspetti neurologici. Quindi un aspetto molto interessante. La dottoressa Matilde Leonardi è direttore di neurologia dell'Unità di Sanità Pubblica, Disabilità e Centro di Ricerca sul Coma presso il BESTA di Milano. Come ha detto il professor Carrara, è meglio passare subito la parola a lei, anche perché è interessante e il rigore scientifico che ci permetterà di seguire la lezione impone anche i tempi giusti. Quindi io le do subito la parola. Prego, professoressa, grazie ancora del suo intervento doppio a questo punto. Grazie, grazie professor Bonito, padre Carrara, grazie davvero per questo graditissimo invito. Allora proviamo a fare il share screen che sperando che riesca, ma confido di sì. E volevo dire, non ho conflitti di interessi, quindi lo dichiaro in anticipo. E brevemente oggi cercherò di condividere con voi alcuni degli aspetti che sono attualmente sul tavolo del dibattito scientifico relativamente ad alcuni elementi neurologici che si stanno manifestando in quelle che sono le conseguenze del Covid, il post-Covid o long Covid, come si voglia dire. Per fare questo partirò da un articolo che è in via di pubblicazione, ma non è ancora uscito, nel quale un gruppo di ricercatori e di colleghi sta cercando di definire quali sono gli outcome principali da poter identificare dentro un core outcome set che caratterizzino quindi le caratteristiche principali o gli elementi principali che si possono riscontrare o che sono riportati in letteratura caratterizzanti il periodo che segue l'infezione acuta e che nei 3 mesi successivi tende a manifestare dei sintomi che proseguono per lungo tempo. Il gruppo, questo paper, diciamo, si caratterizza per il fatto che molte persone hanno esperienza di long COVID o di post-COVID dopo la fase acuta dell'infezione del coronavirus. Attualmente però non c'è un accordo su quali outcome debbano essere misurati quando si definisce il post-COVID. Quindi il lavoro di questo gruppo è stato quello di cercare di identificare un core di outcome che possono definire per tutti gli studi, anche a livello internazionali, e che possono rappresentare quelli che sono anche i punti critici da valutare e da saper valutare. Per fare questo, loro hanno ripreso la definizione dell'OMS di post-COVID, che generalmente avviene 3 mesi dopo l'evento acuto, con sintomi che possono durare almeno 2 mesi e non possono essere spiegati con nessun'altra diagnosi alternativa. I sintomi devono essere nuovi o persistere dalla fase acuta, possono essere fluttuanti oppure ricorrenti durante questo tempo, dal terzo mese in poi, e su questo tipo di post-COVID, attualmente, oggi, ancora a livello internazionale, non c'è un accordo su
quelli che sono gli outcome che devono essere misurati dopo la fase acuta. Quindi lo scopo di questo gruppo internazionale, in cui c'erano anche colleghi dell'OMS, era stato di sviluppare un core di outcome usabili in ricerca. Hanno cercato quindi di identificare con una modalità Delphi, cioè di interviste e di revisione della letteratura, quello che poteva essere oggetto di un consenso internazionale. Hanno partecipato quindi a questo studio, che era sia di letteratura che di persone, sia persone che hanno avuto il post-Covid o che hanno il post-Covid, i loro caregiver, diversi healthcare professional, i ricercatori che hanno o non hanno avuto il Covid e quindi il post-Covid come condizione. È stata fatta una revisione di 268 studi fino al gennaio 2022, fino al dicembre 2021, scusatemi. Sono stati identificati 200 outcome che diversi studi riportavano in maniera abbastanza disparata. È stata usata una tassonomia che ha permesso di raggrupparli. È stata fatta una lista finale di 24 outcome che ricorrevano in maniera abbastanza consistente nei diversi studi e questi sono alla fine delle diverse fasi del Delphi, quindi della sperimentazione che ricorreva e riprendeva, diciamo, le diverse opinioni, quali sono i clinical outcome. Dopo nel post-Covid quindi noi troveremo problemi di tipo cardiovascolare, fatigue, dolore, sintomi di tipo nervosi, cognitivo, mentale, respiratorio e da sforzo, e poi outcome che riguardano l'impatto sulla vita, quindi il funzionamento fisico o l'impatto sul lavoro, e poi altri due outcome, ovviamente la sopravvivenza e il recupero. Questi outcome quindi vengono un po' definiti, coprono tutte le aree, outcome dopo l'evento acuto e elementi da osservare nel post-Covid o possibili nel post-Covid. Questo consenso è stato abbastanza complesso, ma di fatto sappiamo che bene o male questa è una lista di possibili elementi che troveremo in un paziente che persiste, non tutti insieme. Di questi sintomi attualmente io mi occuperò di quelli neurologici, partendo dal presupposto, come anche già visto in altri incontri organizzati dallo stesso centro di neurobioetica, che il Covid dà anche dei sintomi di tipo neurologico, e questi sono stati studiati ampiamente anche dal NeuroCovid Forum, che era stato fondato dall'OMS 3 mesi dopo l'inizio della pandemia nel giugno 2020. E alla fine di questi anno e mezzo, 19 mesi di lavoro sul Covid, si è visto che certamente il Covid ha come seconda importante sintomo dei sintomi neurologici. E spesso molti pazienti con sintomi tipo demenza o altro possono avere associati dei sintomi neurologici di Covid. Quindi era già noto che il Covid dava sintomi neurologici. Quello che è oggetto dello studio e della mia attuale presentazione è cosa succede nel long term Covid. E per questo mi sono avvalsa nella presentazione di questo lavoro anche della collaborazione della collega Alla Gweck, che è la direttrice del centro di ricerche di Mosca sul long Covid, nonché coordinatrice del gruppo dell'OMS che si occupa di long Covid, assieme al professor Riccardo Allegri, sudamericano, che si occupa di coordinare questo gruppo. Questo gruppo dell'OMS, quindi uno dei gruppi dell'OMS del NeuroCovid, ha studiato sin all'inizio ovviamente i primi mesi non c'era il long Covid, quindi diciamo che è dal 2021 che si cerca di capire che cosa succede a una persona che guarisce dal coronavirus ma permane con dei sintomi che non trovano una chiara spiegazione. E nell'ambito degli studi neurologici sono stati fatti già diversi studi che hanno già evidenziato elementi molto importanti, per cui si parla di neuro-long Covid. Quando si è guardato in generale, questo è un articolo originale, che ha guardato quali sono i sintomi che persistono nei pazienti ospedalizzati da Covid, il messaggio di questo paper del 2021 dice che a 6-8 mesi dopo la dimissione dall'ospedale, metà dei pazienti presentavano ancora dei sintomi persistenti. Di fatto i sintomi più persistenti, più presenti, erano la fatica cronica, fatigue, e problemi di tipo respiratorio. Un 11% dei pazienti, di questi 2649 pazienti, in qualche modo avevano un coinvolgimento multisistemico, quindi non solo un distretto, ma più distretti. E in genere le donne avevano più probabilità di avere dei sintomi di long Covid rispetto agli uomini. Questi erano quindi tutti i sintomi.
Nell'ambito di diverse review che sono state fatte, e questa è quella di Anaya e colleghi, si è visto che, questo è colombiano come tipo di studio, che quello che emergeva nei pazienti molto spesso erano problemi di tipo muscolo-scheletrico, digestivo, anche e soprattutto sintomi neurologici, depressione, e non necessariamente i pazienti post-COVID patient erano con una long COVID se erano stati ospedalizzati. Questo studio dice che anche pazienti non ospedalizzati che avevano avuto il COVID potevano avere una persistenza di diversi sintomi. E loro sottolineavano nell'ambito del loro studio che la artralgia diffusa e anche la diarrea persisteva in più del 40% dei post-COVID patient. Di fatto, nella case serie review, sempre di Anaya, che andava a cercare di capire quelle che erano i sintomi più presenti, si vede che attualmente sempre più paper stanno riportando che la fatica, la debolezza muscolare, la dispnea e un dolore diffuso, oltre che ansia e depressione, problemi in concentrazione, problemi di sonno, erano i sintomi che sono stati riportati più frequentemente dalla maggioranza dei pazienti nella maggioranza dei paper di tutto il mondo. E quando si guarda i 100 pazienti, quindi sono pochi, però quello che emergeva è che anche qui sulla valutazione specifica di pazienti che avevano avuto il COVID rimaneva, se cercava di guardare quali erano specificamente i sintomi neurologici, in questo lavoro di Fabian Boesi e altri dalla Germania, il fatica rimane tra i primi sintomi che permangono anche a distanza di diversi mesi dall'esordio acuto della malattia, ma qui si aggiungono altri sintomi molto comuni, tra cui la cefalea, la mialgia, dolore agli arti, dolore diffuso, per alcuni permaneva a lungo tempo la iposmia o anosmia, quindi una difficoltà nell'olfatto che vi ricorderete all'inizio, nelle prime wave di COVID, era il sintomo, diciamo, che segnava all'inizio l'arrivo della versione beta. E il gruppo, e queste slide mi sono state date proprio dalla collega Laguet, il gruppo invece del neurocovid, e per il gruppo neurocovid i colleghi russi hanno fatto nel centro COVID di Mosca uno studio utilizzando un'equipe multidisciplinare che ha raccolto i dati. Il Moscow Research and Clinical Center ha proprio sviluppato un team apposito che sta studiando quello che è il long COVID e ha cercato di capire nell'ambito del team multidisciplinare quali sono le caratteristiche. La dottoressa Laguec gentilmente mi ha dato questi dati non ancora pubblicati, ma interessanti per la nostra, diciamo, lecture di oggi. Nell'assessment che è stato fatto, è stato un assessment che loro fanno abitualmente, abbastanza ampio, perché comprendeva sia le componenti mentali che le componenti cognitive, che ovviamente la valutazione neurologica, ma anche l'esame medico generale per la funzione polmonare, cardiaca e endocrina. Quello che emerge su 2053 pazienti che sono stati studiati nel post-COVID è che la maggioranza dei pazienti, e cercherò di partire da questo, la severità del COVID è stata riportata però dai pazienti, quindi un self-report, però diciamo il 90% dei pazienti riferisce di aver avuto un COVID da medio a moderato e un 9% ha avuto un COVID grave e invece critico, quindi con ricovero in terapia intensiva, altro 1%. Di questi post-COVID, l'esordio, diciamo, dei sintomi era a 3 mesi dopo l'admissione, 6 mesi e oltre 6 mesi. E il numero dei sintomi, come vediamo, il 67% ha più di 3 sintomi, il 4% ha 2 sintomi e nel post-COVID alcuni non hanno speciali sintomi, ma vengono comunque valutati e soltanto quindi il 25%, quindi un quarto dei pazienti a distanza dei 3, 6 o oltre 6 mesi quando aveva fatto la rivalutazione presentava qualche sintomo. E quali sono i sistemi, quindi cardiovascolare, neurologico, polmonare, respiratorio e endocrino? Si vede che il 42% degli intervistati, di questi 2053 pazienti, ha più di 4 sistemi coinvolti nell'ambito del post-COVID. E quali sono di questi 2053 pazienti i sintomi più frequenti? Problemi del sonno,
oltre il 50% dei pazienti, questa fatigue che continua a tornare, disturbi di attenzione, depressione, ansia, disordine nella deglutizione, confusione mentale, problemi di equilibrio, problemi sia di visione che problemi di tipo acustici o anche tinnitus o ipoacusia e mal di testa. Altri sintomi che i pazienti hanno lamentato, disordine nella sudorazione, intolleranza ortostatica, problemi tipo nistagmo, altre cose, problemi di vescica, diarrea e alcuni lamentavano a distanza anche di 6 mesi i problemi di avere delle sincopi. Di questi disordini vediamo che sia a 3 che a 6 mesi, bene o male, chi manifesta nel post-Covid questi sintomi li manifesta anche a distanza, quindi c'è una certa persistenza di questi sintomi, quindi se li presenti, questi sintomi tendono a durare in un periodo che va anche oltre i 6 mesi, quindi c'è un long Covid, diciamo così, che è abbastanza prolungato rispetto a quello che potremmo pensarci nell'ambito di una normale remissione di una malattia. Un altro sintomo che è stato molto studiato è sicuramente il mal di testa. Si è visto che chi aveva già mal di testa prima del Covid tende a avere una ricorrenza, se ha avuto il Covid, abbastanza importante. Ma quello che lo interessa in questo studio di Cesar Fernandez de la Peñas è che noi abbiamo un mal di testa anche in persone che non avevano avuto mai il mal di testa prima e che questo tipo di mal di testa tende a durare oltre i 6 mesi dopo la fine della malattia. E sicuramente questo mal di testa è anche allarmante perché anche vista la componente cardiovascolare che c'era collegata al Covid, è una cosa che desta molta attenzione. I meccanismi sono diversi della presenza di queste manifestazioni neurologiche. Ci sono diversi studi e da un lato l'idea è che il sistema nervoso sia coinvolto dal Covid per una forma di espansione della risposta immunitaria, quindi questo cytokine storm che va, quindi un eccesso di risposta immunitaria che va a irritare anche le vie nervose e questa irritazione dura in maniera persistente, oppure quindi oltre all'alterazione dello stato immunitario ci può essere proprio una, e questo vale per i pazienti ricoverati gravi che hanno quella che si chiama la critical illness, che non è tipica del Covid ma di chi è a lungo tempo fermo in rianimazione, quindi alcuni possono avere questi, ma come abbiamo visto sono la minoranza perché la maggioranza dei pazienti ha avuto un Covid che avrebbe definito lieve e nonostante il Covid definito nella fase acuta lieve persistono dei sintomi. Quindi si pensa al fenomeno infiammatorio, un fenomeno di tipo psicologico o anche dei sintomi prolungati come post-infettivo, come sintomo post-infettivo. Quindi i meccanismi patofisiologici del long COVID possono essere diversi e soprattutto nelle manifestazioni nervose possono essere diversi. Il gruppo di studio del long COVID dell'OMS, capitanato dall'amico e collega Ettore Beghi, italiano dell'Istituto Mario Negri, ha presentato questa review che secondo me è molto importante, è una delle review più importanti che sia uscita a livello mondiale e quello che loro riportano è che il paper è sulle manifestazioni neurologiche acute e post-acute del Covid, quelle che sono le scoperte attuali, quelle che sono gli elementi critici e quelle che potrebbero essere le direzioni future dello studio. Le domande che emergono da questo paper è: ci sono dei sintomi neurologici specificamente nuovi o dei segni o sintomi o delle diagnosi che dopo la fase acuta di Covid possono essere interpretati decisamente come una sequela di Covid? Ci sono sintomi, segni o diagnosi neurologiche che in qualche modo permangono, quindi insorgono durante la fase acuta e permangono dopo la fase acuta di Covid? Quali sono i fattori caratteristici associati con la persistenza o il nuovo insorgere di manifestazioni neurologiche post-acute? Queste tre domande non sono domande che nell'ambito della ricerca bibliografica della review che è stata fatta hanno ancora una risposta, ma indubbiamente queste domande sono le domande da farsi quando si lavora sul long COVID, perché il fatto che ci siano dei meccanismi non ancora chiari, nonostante la spiegazione di tipo neuroinfiammatorio, neuroimmunologico, ci lascia aperto, diciamo, il campo per studi nuovi, anche perché, ad esempio, una variazione di quello che può essere la conformazione cerebrale
per la presenza di accumulo di proteine, e questo potrebbe essere qualcosa che sul lungo termine ha conseguenze? Lo lascio come punto di domanda. È indubbio che quello che sta per accadere a livello mondiale nell'ambito della neurologia è quella che io definisco, ho definito The Neurology Revolution, cioè nel maggio 2022 l'OMS per la prima volta nella storia presenterà il Global Action Plan on Neurology, on Epilepsy and Other Neurological Disorders. Nell'ambito di quello che è questo Global Action Plan, che è il primo dal 1948 Action Plan specificamente dedicato alla neurologia, non si è potuto non tener conto del fatto che la presenza di questa grande infezione, di questa grande epidemia che porta con sé queste numerose sequele neurologiche, possa avere nell'ambito della neurologia mondiale un impatto tale per cui, sebbene la prima motivazione di questo Global Action Plan sia di portare la neurologia a essere una priorità per i vari governi mondiali, visto il numero di pazienti neurologici che ci sono, noi temiamo che questo aumento di sintomi neurologici legati al Covid possa poter determinare un aumento tale nell'ambito del mondo neurologico che non solo, perché ce lo dice il Global Action Plan, ma di fatto la neurologia diventerà una priorità mondiale proprio perché il numero di pazienti affetti da queste patologie che hanno segni o sintomi di tipo neurologico sarà sempre in aumento e richiederà un maggior numero di sforzi, di human resources e di fondi che purtroppo attualmente, se no l'OMS non avrebbe fatto questa grande call, sono molto carenti, soprattutto in molti paesi. Ci auguriamo quindi che la ricerca continui ad andare avanti, ci dia maggiori risposte, e quello che ho potuto presentare fino a qua sono purtroppo ancora molte domande che speriamo la scienza ci aiuti a chiarire. E di questo vi ringrazio, ringrazio davvero per l'invito padre Luca e padre Alberto Carrara, scusatemi, e mi auguro che ci sia appunto un proseguo di questo gruppo di studio, perché io sono sicura che noi siamo veramente, non dico a metà del percorso, ma forse proprio ancora all'inizio, nonostante siano passati 2 anni dall'inizio della pandemia. E con questo vi ringrazio moltissimo e a tutti buona settimana del cervello e avanti con la ricerca. Grazie mille. Grazie professoressa, io la ringrazio a nome anche degli studenti che comunque l'ascolteranno, anche se in remoto, anche se in registrazione non è esattamente questo il termine giusto, ma insomma ci siamo capiti. Posso farle una domanda prima di chiudere? Non posso. Certamente. Lei ha espresso, no, tutto un quadro di, diciamo, di ha rappresentato tutto un quadro di sintomatologie e di problematiche che avvengono dopo, no, l'infezione del Covid. Ora, quello che credo anche di poter interpretare un po' la domanda che le può essere fatta la stragrande maggioranza delle persone che oggi la stanno sentendo oggi. Cioè, queste problematiche sono, lei pensa, ritiene che queste problematiche sono attinenti anche a questa, diciamo, casistica, mi permetta di dire, più light che abbiamo negli ultimi mesi di Covid, o è riferita essenzialmente al Covid, quello mi viene beta, a dire l'originale? Allora, sia la beta che la Omicron, sicuramente qui dentro questi studi ci sono già anche pazienti del second e third wave, quindi non solo Delta, la prima wave, ma anche il secondo e terzo che erano Omicron. Quindi questo tipo di dato lo abbiamo per tutti. Sull'attuale forma, che è la forma B2, io non so dire, perché non abbiamo ancora dei dati, perché sta circolando da dicembre, quindi non sono in grado di dirle a distanza 3-6 mesi. Quindi i dati russi sicuramente riguardano sia la wave Delta che le wave Omicron 1 e Omicron 2, quindi fino a novembre 2020, perché sono stati raccolti fino a ottobre, novembre del 2021. Quindi questi dati riguardano le prime 3 wave sicuro, quindi sia la Delta iniziale che l'Omicron 1 e 2. Sull'attuale, che è la B2, non so dire, perché io penso che non sono questi, i dati della letteratura non possono essere riferiti a ciò che sta succedendo adesso e quindi non sono in grado di risponderle. Però sicuramente sulle progresse io ritengo che ci sia, poi in fondo è un coronavirus, come un virus normale dell'influenza, che tenderà a ricorrere su alcune cose, cioè la fatigue post-virale è una cosa che noi abbiamo anche dopo altre infezioni virali, non necessariamente coronavirus. Però qui è un fenomeno che ha richiesto una standardizzazione dell'osservazione, tanto da diventare, assieme ai disturbi del sonno, assieme alla depressione, un elemento molto segnalato. Il fatto che siano sintomi di questo tipo sta creando sicuramente però un problema,
che spesso questi pazienti come se si sentono non considerati. Ci sono molti gruppi di pazienti, anzi devo dire gruppi inglesi, dei pazienti sono i primi che hanno fatto il gruppo long covid e si sentono non considerati dalla classe medica, perché loro dicono sì, per i medici è risolta la fase acuta, cioè non c'è più il covid, non sei morto, non hai più problemi respiratori, non t'ho intubato, vabbè adesso sei un po' stanco, vai. Invece questa stanchezza in molti casi ha un impatto, come abbiamo visto nel core set di elementi, ha un impatto ad esempio sul lavoro, perché se tu sei molto stanco non riesci a alzarti, questo ha un impatto sulla tua vita, che non è i 5 giorni del coronavirus acuto che ti sei fatto o i 10 giorni acuti che ti sei fatto, ma ti dura dei mesi. Quindi non stiamo studiando in maniera sufficiente tutto questo tipo di elementi. C'è un gruppo di studio all'Istituto Superiore di Sanità che ci sta lavorando, io con l'OMS sto continuando a lavorare su questo e noi assieme ai colleghi russi, ucraini, perché la scienza non ha confini, quindi nel nostro gruppo di lavoro noi siamo russi, ucraini e siamo da 40 paesi, quindi noi lavoriamo insieme per lo scopo comune che è la salute. E noi speriamo che la scienza sia un mezzo per superare le differenze. Noi non abbiamo smesso di lavorare un giorno, per noi work as usual, e siamo tutti insieme e spero che questo sia un messaggio di pace, perché noi nella scienza stiamo continuando a lavorare tutti insieme. E questo era quello che volevo grazie dire. Mille, bellissimo, grazie. Grazie Matilde, bellissimo anche il messaggio finale. Vai, è la verità, siamo un gruppo misto. È la verità, sì. Siamo un gruppo, e dentro siamo amici ucraini, amici russi, non smettiamo di lavorare, perché il nostro obiettivo è la salute della gente, e quindi... È difficile, ma è così. E io spero che la scienza ci salvi assieme a tante altre buone volontà che sono messe in campo. Io vi ringrazio molto, buon pomeriggio. Grazie, a tutti. Buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Grazie. Allora, grazie. Concludiamo questa prima parte. Io